Buonasera e ben ritrovati con Prometeo, i nostri 30 minuti dedicati allo spettacolo della scienza in TV. Oggi parliamo davvero di spettacolo perché sarà una puntata in parte, in gran parte, dedicata allo spazio. Abbiamo seguito quasi tutto il giorno la diretta proveniente da Cape Canaveral per il lancio di Orion con il razzo Delta 4. Purtroppo qualcosa non ha funzionato, allora andiamo subito tramite le notizie web a scoprire quello che è successo, perché a causa di vento forte una valvola è stato bloccato il primo passo dell'uomo verso Marte. Così si intitola l'articolo che è stato pubblicato su Repubblica.it, sezione Scienze. Il volo però è stato rinviato solo di 24 ore, quindi domani alle 13.05 avverrà di nuovo il lancio, perlomeno ci proveranno. 4 ritardi al lancio quest'oggi e poi stop. Abbiamo seguito tutta la diretta anche tramite i social network, ma adesso con l'aiuto di una grafica vediamo di che cosa si tratta. Questo lancio è un lancio molto importante perché era da 5 a 40 anni che la NASA non effettuava un test di questo genere. Orion sarà il razzo dedicato alle nuove missioni umane nello spazio, quindi ci porterà intorno al 2020 addirittura su un asteroide e poi intorno al 2030 forse su Marte, ovviamente. Questo anche in base ai test. Dalla grafica avete visto un po' quella che è la traiettoria che seguirà domani, se il lancio riuscirà ad avvenire. A partire dalle 13.05 vedete il lancio proprio situato a Cape Canaveral, che si trova in Florida, poi avverranno due orbite, dopodiché parte del razzo, perché ovviamente piano piano si sganceranno dei pezzi per rendere il veicolo più leggero, l'atterraggio avverrà intorno al pomeriggio, intorno alle 17.30 all'interno dell'Oceano Pacifico. Ma adesso, a proposito di spazio, questa grafica la troverete anche sui social network perché domani seguiremo in continuazione la vicenda. A proposito di spazio invece, adesso vediamo quello che sta facendo la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Sono quasi passate 2 settimane da quando è partita sulla Stazione Spaziale Internazionale e di sicuro non ha avuto tempo per annoiarsi. Allora vediamo quel che è successo con il servizio. Sono una svolazzatrice impacciata. Così si è definita l'astronauta Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana ad andare in orbita all'inizio della sua missione Futura 42. I giorni per lei stanno letteralmente volando. È da quasi 2 settimane a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e i suoi impegni quotidiani non lasciano tempo di annoiarsi. Adesso sta svolgendo gli esperimenti per Bone and Muscle Check e Salivary Makers, che prevedono la raccolta e il congelamento di campioni di sangue e saliva per investigare sulle condizioni del metabolismo osseo e muscolare degli astronauti, oltre all'analisi del sistema immunitario in condizioni di microgravità. Si tratta di 2 dei circa 200 esperimenti scientifici che verranno svolti nel corso dei prossimi 6 mesi. Samantha si occupa anche di manutenzione. Dopo la sostituzione di un componente del Water Recovery System, ha pulito e ispezionato anche il BioLab, il laboratorio dedicato agli esperimenti di biologia. Ma non finisce qui. Per restare in forma, oltre alla dieta a base di cibo spaziale, serve anche un po' di esercizio fisico. A controllarla ci pensano i suoi istruttori terrestri, mentre il ritmo è scandito dalle note della sua musica preferita inserita nella playlist che ha portato con sé. Una cosa è certa, ci racconta nel suo blog, qui c'è la vista migliore che una palestra abbia mai avuto. E dai 7 finestrini della cupola, il modulo spaziale di osservazione della ISS, Samantha trova il tempo di inviarci ogni giorno queste fantastiche fotografie. Un sogno ad occhi aperti. Tantissima invidia, anche perché continua a spedirci delle immagini del nostro pianeta che sono davvero incredibili. Allora, alcune le abbiamo condivise proprio pochi minuti fa sulla nostra pagina di Facebook. Andiamoci insieme, la pagina Prometeo la raggiungete scrivendo nel search Prometeo Class Meteo e guardate che splendide immagini ci ha spedito proprio ieri. Sono le prime fotografie dell'Italia che ci ha spedito, adesso le ingrandisco così le possiamo vedere bene, le Alpi fotografate da Samantha nell'area al centro senza nuvole, si vede Venezia. Quindi queste luci qua riguardano la nostra
nostra splendida città di Venezia. E poi qua invece potete vedere la Sicilia, ecco qua la Calabria, e poi qua vedete invece quel ciclone che vi abbiamo mostrato ieri, chi segue Prometeo quotidianamente lo sa perfettamente, quel ciclone che ha toccato le coste tirreniche. Era prima del mattino, quindi è un po' buio, però insomma lo spettacolo è davvero tanto. Visitate la nostra pagina di Facebook. A proposito di meteorologia, anzi di clima, continuiamo a stare sul web per vedere alcune notizie che riguardano proprio i dati di caldo del nostro pianeta. È uscito un nuovo comunicato del WMO, che è l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. 2014 in corsa per l'anno più caldo. Tra gennaio e ottobre la temperatura media globale è stata più elevata dello 0,57 gradi centigradi sopra la media del periodo 1961-1990. Anche se il prossimo dicembre sarà comunque più freddo rispetto alla media, di sicuro l'anno 2014 sarà ricordato per questi record di temperatura. Adesso invece pagina Maltempo, ne parleremo tanto di quest'oggi, vi daremo anche le indicazioni per quanto riguarda il prossimo ponte vacanziero. Intanto però c'è una bruttissima notizia, perché a causa del maltempo si è allagato un sottopasso e sono morte in auto marito e moglie. Tragedia in Ciociaria, nei pressi della stazione ferroviaria di Rocca Secca. Nel tratto a rischio c'era un semaforo rosso, la vettura è rimasta bloccata e i coniugi hanno tentato inutilmente di chiedere soccorso col telefonino. Vi faccio vedere velocemente delle immagini. Ancora l'accaduto in realtà è da comprendere, perché quella che vedete è una macchina che è completamente sommersa da acqua sotto un sottopasso, quindi si presume che comunque sotto il terreno sia in parte ceduto, perché altrimenti non si riuscirebbe a dare una spiegazione a questo fenomeno. Adesso invece torniamo in studio, perché è giunto il momento per l'appunto delle previsioni del tempo, quel che succederà nelle prossime ore, con il nostro meteorologo Matteo Zanetti. Colleghiamoci con lui. Buonasera Matteo, a te, per vedere quello che succederà e le zone che saranno maggiormente colpite dall'instabilità che è ancora in corso sul nostro territorio. Sì, buonasera a tutti. Beh, direi che ci saranno nuove piogge sulle tirreniche. Prima di passare alle previsioni, voglio mostrare ai nostri telespettatori questa immagine satellitare che ci mostra ovviamente in falsi colori gli ammassi temporaleschi allineati sul Tirreno, che hanno dato vita ai forti, quindi alle forti piogge che hanno coinvolto anche la Ciociaria. Nubi basse invece al nord Italia, schiarite per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria. Ma nell'evoluzione del tempo per la giornata di domani ci saranno nuovi temporali che colpiranno ancora una volta le regioni tirreniche. Ecco, qui li abbiamo riassunti con questa grafica, rovesci anche sulla Sicilia tirrenica, qua e là anche sulla Sardegna, mentre i cieli rimarranno grigi al nord, ma non ci saranno precipitazioni di rilievo. Attenzione, perché un centro di bassa pressione si sposterà dalle Baleari verso Corsica e Sardegna, quindi i venti lo seguiranno, ruoteranno in senso antiorario, saranno forti sulla Sardegna provenienti da ovest. Per quanto riguarda invece la Liguria, proverranno sempre forti da nord. Passiamo alle temperature, che saranno in leggero calo sia per quanto riguarda i valori minimi, che saranno comunque ancora miti al sud Italia, ma anche quelli massimi, che toccheranno 18-20 gradi sulla Sicilia e sulla Calabria. In Pianura Padana saremo tra gli 11 e i 13 gradi. Continuiamo con un approfondimento spaziale. In particolare oggi abbiamo voglia di un caffè, è possibile berlo in orbita? Per rispondere siamo in collegamento Skype con l'esperto Valerio Di Tana di Argotech, responsabile tecnico di ISS Espresso. Grazie Valerio per essere con noi. Buongiorno, grazie a tutti, grazie per l'invito. È un argomento un po' particolare, in realtà l'avevamo già trattato qualche settimana fa qui a Prometeo, perché è davvero curioso, e infatti molti telespettatori sono stati divertiti da questa faccenda. Vorremmo sapere qualcosa in più riguardo la possibilità di bere un caffè espresso in orbita, laddove in questo momento c'è la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Bene, grazie per la possibilità di parlare alla vostra trasmissione. Sì, diciamo che AS Espresso è un esperimento molto interessante, molto particolare, che Argotech e Lavazza hanno voluto, diciamo, svolgere per poter dare un supporto psicologico in più all'astronauta. In questo caso stiamo parlando dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti,
e speriamo appunto di avere il payload, cioè il nostro, diciamo, sistema che abbiamo sviluppato qui nei laboratori di Argotech, proprio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il prossimo anno, magari nell'occasione appunto del compleanno dell'astronauta il 26 aprile, appunto dell'astronauta italiano Samantha Cristoforetti. Quindi insomma ancora qualche mese per poter parlare effettivamente della pratica di questo strumento. Tra l'altro dalla regia ci hanno già mandato le immagini, sembra proprio una vera e propria macchinetta per il caffè, però c'è da dire che ci sono delle particolarità, perché lo ricordiamo, i nostri astronauti sono in orbita in condizioni di microgravità. Allora, quali sono le difficoltà che avete dovuto superare per fare questo esperimento? Sì, diciamo che chiaramente la macchinetta S-Express non è solo una macchina del caffè comune come quelle che utilizziamo noi a casa nelle nostre cucine, è un vero e proprio sistema spaziale, ovvero è stato realizzato in modo da poter essere compatibile al 100% con tutti i sistemi già esistenti e già operativi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, come ad esempio il potable water dispenser, che sarebbe una dispensa d'acqua che fornisce appunto l'acqua agli astronauti, sia quelli appunto italiani ma anche, diciamo, gli altri che popolano la stazione. E da S-Express è stato sviluppato sin appunto dall'inizio, dal primo design che abbiamo fatto, proprio per poter operare in condizioni di parziale assenza di peso, quindi in condizioni di microgravità, come dicevi appunto. Infatti abbiamo potuto vedere che il caffè, una volta pronto, deve essere inserito in queste apposite taschine, scusami il termine, che vengono utilizzate sia per i liquidi ma anche per il cibo all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, perché insomma è impensabile potersi bere una tazzina di caffè così come siamo abituati a fare la mattina. Esatto, praticamente noi abbiamo sviluppato un sistema che poi riprende quello utilizzato già tuttora a bordo della stazione di pouch. Queste taschine, diciamo, di plastica trasparente sono in realtà chiamati pouch. Ne abbiamo introdotti due, uno che fornisce l'acqua alla macchinetta stessa e uno invece che riceve la bevanda calda, ora il caffè oppure altri tipi di bevanda come ad esempio il tè oppure qualche consomme come ad esempio il brodo di pollo per reidratare i cibi in orbita. E questo noi l'abbiamo sviluppato proprio per cercare di dare un apporto nutrizionale in più all'astronauta, per arricchire i pasti appunto dell'astronauta, sia dal punto di vista, diciamo, del cibo che loro mangiano quotidianamente a bordo della stazione, ma sia dal punto di vista anche psicologico, diciamo, terminare un pasto proprio con un bel pouch di caffè. E tra l'altro lo ricordiamo, questo viaggio di Samantha Cristoforetti per Futura 42, così si chiama la missione, è davvero importante. Verranno spesso trattati temi legati all'alimentazione, tra l'altro insomma la sua missione è quasi in concomitanza con l'inizio dell'Expo 2015, dove sappiamo benissimo che l'alimentazione sarà l'argomento principale. Quindi sicuramente un esperimento importante quello di ISS Espresso per quanto riguarda il supporto psicologico agli astronauti. Ricordiamo che Samantha starà lì per ben 6 mesi, dunque adesso è solo la seconda settimana, avrà tanto tempo per provare tutte le esperienze all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Però non solo, perché l'importanza è anche sperimentale dal punto di vista fisico e chimico, perché voi vorreste utilizzare le condizioni di microgravità per capire anche qualcosa in più riguardo alla fluidodinamica e anche al comportamento della schiuma, quella dell'espresso. Esatto, praticamente la macchinetta all'interno, come dicevo prima, è stata sviluppata per funzionare in ambiente di microgravità. Questo sostanzialmente è stato il vincolo principale sul quale poi è stato sviluppato tutto il progetto di AS Espresso. Altri parametri molto importanti sono stati quelli comunicatici appunto dalla lavazza per avere un buon caffè espresso italiano a bordo della stazione, ovvero una pressione ben precisa e una temperatura, diciamo, molto calda. E questo ci ha portato numerose difficoltà, numerose sfide dal punto di vista anche ingegneristico, soprattutto ingegneristico, per poter proprio andare ad utilizzare dei fluidi in alta pressione e ad alta temperatura in un ambiente protetto e sicuramente cercando appunto di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza e di integrazione, diciamo, negoziati con l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA stessa.
Perfetto, Valerio, io ti ringrazio per l'approfondimento che ci hai fatto riguardo a questa cosa e magari ci sentiamo ad aprile, cosa dici, quando il primo caffè verrà assaggiato, così ci spiegherai un pochettino come sarà andata la prima esperienza. Sì, incrociamo le dita. Speriamo. Incrociamo le dita, grazie ancora, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie a lei, grazie a voi. Adesso per noi qualche minuto di pubblicità, ma dopo continuiamo con gli approfondimenti e soprattutto con la parte di Prometeo dedicata a voi. Allora non cambiate canale, ci vediamo fra poco. E adesso continuiamo con i nostri approfondimenti web, in particolare con il consiglio della nostra Ilaria Cesanelli. Allora, colleghiamoci subito con lei. Ciao e un saluto a chi ci segue da casa. Oggi vorrei parlarvi di spazio perché ho trovato un sito che è stato lanciato proprio pochi giorni fa, che è il primo social network che barca i confini terrestri per catapultarci nello spazio. Colleghiamoci con il nostro PC. Partiamo come sempre da Facebook, dalla pagina di Prometeo, ed ecco il sito dell'applicazione, si chiama Friends in Space, in particolare app.friendsinspace.org. Guardate, ci sono tre grandi categorie: il presente, il passato e il futuro. Se andiamo ad esempio nel passato, guardate, potremo noi seguire in tempo reale tutto il percorso della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, seguendo tutte le attività di Samantha Cristoforetti. Qui nella parte destra dello schermo, vedete, potrete vedere tutte le foto che lei ha messo, tutte le attività che ha svolto, collegandoci direttamente con il suo profilo Twitter. Torniamo nella sezione del presente, perché una cosa interessante è quella del hello. Potrete lasciare un vostro saluto personale a Samantha proprio nel momento in cui la stazione sorvolerà la nostra testa. Potete seguirla in tempo reale e, se siete fortunati, potrete avvistarla. Ultima sezione, quella del futuro. Vi consentirà di fare un passo in avanti per calcolare appunto qual è il percorso della ISS, vedere quali sono i prossimi esperimenti, le prossime attività che si svolgeranno e quindi rimanere aggiornati in tempo reale su quello che succede. Vi ricordo il sito, che si chiama app.friendsinspace.org, e vi permetterà appunto di fare questo viaggio interattivo nello spazio, quindi collegatevi anche per trovare degli altri appassionati nel mondo di spazio e astronomia. Io vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima app. Grazie Ilaria, i tuoi consigli sono sempre preziosi. Torniamo per un momento nella nostra pagina di Facebook, la pagina di Prometeo interamente dedicata alla trasmissione. Quest'oggi non abbiamo tantissimo tempo per vedere tutti i messaggi che ci avete mandato, però vedo che siete attivi e insomma vedo notifiche, comunque siete arrivati in tanti in questo momento. Tutte le notizie pubblicate che riguardano Prometeo, adesso vi preannuncio il tema di domani. Domani parleremo, anzi andremo a caccia di tempeste con Valentina Abinanti. È una ragazza che ha tantissima passione per la meteorologia, ecco qua preannunciato, così potete continuamente parlare con noi tramite la nostra pagina di Facebook, vi aspettiamo. Adesso invece dobbiamo dare spazio alle previsioni del tempo, anche perché sono sicura che siete tutti curiosi di sapere quello che sarà il tempo previsto per il prossimo ponte vacanziero. Allora colleghiamoci con il nostro meteorologo Matteo Zanetti, eccoti qua Matteo, per vedere quella che sarà l'evoluzione. Insomma, il tempo è ancora molto instabile, quindi servono i dettagli. L'inverno cambierà marcia perché arriverà un po' di freddo dal polo. Diamo uno sguardo alla cartina che è alle mie spalle per notare che sabato si scaverà un centro di bassa pressione sulle regioni centrali con vento forte, specie sul Tirreno, proveniente da ovest e nord-ovest. Di conseguenza le zone colpite dal maltempo saranno quelle tirreniche, ma parzialmente anche il nord-ovest, con il ritorno della neve a quote superiori ai 700-800 metri, schiarite invece al nord-est. Nella giornata di domenica, centro di bassa pressione ancora attivo sulle regioni centro-meridionali, ancora venti forti su gran parte della penisola e specie sul mar di Sardegna, con raffiche oltre i 50 km orari, quindi maltempo ancora sulle regioni meridionali, mentre ci saranno ampie schiarite al nord Italia. Con il primo impulso della giornata di sabato avremo un calo delle temperature che però risulteranno in media, mentre tra domenica e lunedì un nuovo massiccio arrivo di aria fredda proveniente dal polo nord provocherà un calo termico più marcato.
Bernardino, Mario e Sonia, grazie per le foto che ci avete spedito. Abbiamo scelto voi per la giornata di oggi. Continuate a mandarci materiale perché poi lo condivideremo qui in diretta TV a Prometeo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo anche sulla nostra pagina di clasmeteo.it. Lì le previsioni del tempo nel dettaglio, non solo, anche gli articoli di approfondimento sulle tematiche che trattiamo sempre insieme in trasmissione. Meteo@class.it per le vostre opinioni e anche i vostri suggerimenti. E poi il canale di YouTube si chiama Clasmeteo. All'interno trovate i servizi di approfondimento. E non solo, anche le puntate di Prometeo le carichiamo solo con un po' di ritardo, ma arrivano sempre tutte quante. Allora io vi aspetto domani alle 17 per il nostro appuntamento con la scienza. Nel frattempo vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con la programmazione di Class TV. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci rivediamo domani.